Laser. Ho ancora nel naso l'odore che faceva il grasso sul fucile mitragliatore arroventato. Ho ancora nelle orecchie, sin dentro il cervello, il rumore della neve che crocchiava sotto le scarpe, gli sternuti e i colpi di tosse delle vedette russe, il suono delle erbe secche battute dal vento sulle rive del Don. Ho ancora negli occhi il quadrato di Cassiopea che mi stava sopra la testa tutte le notti e i pali di sostegno del bunker che mi stavano sopra la testa di giorno. E quando ci ripenso, provo il terrore di quella mattina di gennaio quando la Katyusha, per la prima volta, ci scaraventò le sue 72 bombe. Così inizia Il sergente nella neve, il romanzo autobiografico del grande scrittore italiano Mario Rigoni Stern sulla ritirata dell'armata italiana in Russia nell'inverno tra il 1942 e il 1943, uscito nella collana Gettoni di Elio Vittorini nel 1953. Mario Rigoni Stern era nato ad Asiago il 1 novembre del 1921 e nei suoi libri, prevalentemente autobiografici, ha raccontato la giovinezza, gli anni d'alpino combattuti su tre fronti, Francia, Albania, Russia, quelli della prigionia in Germania e infine la pace ritrovata nella natura, le storie di montagne, di uomini e di guerre vicine e lontane, narrate in storia di Tönle, Stagioni, Il bosco degli Urogalli, Arboreto selvatico, L'ultima partita a carte, Le stagioni di Giacomo, L'anno della vittoria, Quota Albania e Aspettando l'alba. A 17 anni, dopo aver trascorso l'infanzia tra i boschi e le montagne dell'altopiano dei Sette Comuni, segnato profondamente dalle devastazioni della Grande Guerra, si iscrive alla scuola militare di alpinismo di Aosta. Qual è il significato del periodo giovanile nel rapporto che maturerà con il mondo della montagna? L'ho chiesto a Giuseppe Mendicino, ha curato per Meridiani Montagne la raccolta di scritti Mario Rigoni Stern, Dentro la memoria, è autore del volume Il coraggio di dire no, conversazioni e interviste, edito da Einaudi nel 2018, e della monografia Mario Rigoni Stern, un ritratto, da poco uscito dalla Terza. Rigoni Stern nasce in un altipiano, in un ambiente montano, boschi, valli, e questo lo influenzerà per tutta la vita. Da un lato resterà sempre un ragazzo, prima un uomo, poi appassionato della natura, un difensore dell'ambiente naturale, e ne scriverà racconti, storie bellissime ambientate in quell'ambiente. Un ambiente che fra l'altro sarà salvifico quando, tornato in altipiano dopo tre fronti di guerra, 20 mesi di prigionia nei lager tedeschi, proprio la natura dell'altipiano lo salverà dall'abbattimento fisico e morale. Poi essere nato lì in quell'ambiente libero, anche un po' selvaggio in qualche tratto, gli darà sempre un appassionato amore per la libertà che si porterà dietro per tutta la vita. Questa esperienza e conoscenza della montagna poi gli sarà utilissima nel mondo degli alpini. Gli alpini dovevano essere bravi ad arrampicare, a sciare, ad affrontare temperature e salite davvero complesse e difficili. Dovevano avere molta manualità, molte competenze, essere non solo dei bravi soldati ma anche degli ottimi alpinisti. Pertanto aver conosciuto il freddo, tutte le abilità che è necessario avere quando si abita in montagna, dallo spaccare la legna ad accendere un fuoco, a capire i cambiamenti del tempo, poi gli saranno utili anche in questa esperienza d'alpino. Lui scalerà montagne importanti con gli alpini, non solo il Gran Paradiso che è più faticoso, che è difficile, ma anche una cima complessa come la Grivola. E quelle esperienze giovanili, quei due anni di addestramento con gli alpini, serviranno poi a temprarlo in vista della guerra. Non è l'unico, anche il suo amico Primo Levi dirà sempre che ha resistito al lager per tanti motivi, ma uno anche per la capacità di resistenza acquisita in montagna. E questa è una delle tante cose che accomunano Primo Levi e Mario Rigoni Stern. Il 3 settembre 1939 Mario Rigoni Stern annota nel suo taccuino:
l'Inghilterra e la Francia hanno dichiarato guerra alla Germania. Ci hanno dato le maschere antigas e gli elmetti. In alto, nevica. In Europa, intanto, è iniziata la catastrofe. Due giorni prima, il 1° settembre, la Germania aveva invaso la Polonia. Come vive il giovane Mario Rigoni Stern lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale nell'Italia fascista? Io ho letto bene attentamente le sue lettere giovanili. Non c'era un'adesione al fascismo, non l'ho mai ritrovata, però ingenuamente nel contesto di un paese dove c'era una verità unica all'oratorio, a scuola, in tutti gli ambienti, non era possibile alcuna critica, era una dittatura anche feroce, per cui era impossibile per un ragazzo in altipiano di Asiago maturare una coscienza critica. Quindi c'era questa convinzione che l'Italia fosse un paese nel giusto, che avremmo vinto la guerra. Poi misurava le capacità dell'esercito guardando agli alpini, che in realtà era un corpo d'élite, non era tutto così il nostro esercito, anzi era in condizioni abbastanza disastrose. Per cui c'era questa ingenuità di pensare che l'Italia aveva ragione, che era giusto comunque accettare qualunque decisione dei nostri comandanti in capo. E però, ecco, una cosa importante, proprio essere stato nel corpo degli alpini, c'erano un po' alcuni antidoti, anticorpi della dittatura, perché proprio questa sapienza nel fare, questo senso di responsabilità verso gli altri, contrastava decisamente con il credere, obbedire e combattere del fascismo, con questa superficialità retorica, armiamoci e partite, questo modo tronfio, assolutamente poco credibile di affrontare le realtà della vita e dell'esistenza. Per cui, da un lato, ci furono anche quasi degli scontri, perché questo mondo degli alpini, così competente, con diciamo l'orgoglio del saper fare, contrastava assolutamente con la boria inconsistente e vuota della retorica fascista. Saluto al Duce! Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere della rivoluzione e delle legioni, uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Albania, ascoltate, la dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Il 10 giugno 1940 Mussolini annuncia di fronte alla folla oceanica di Piazza Venezia la venuta dichiarazione di guerra a Francia e Gran Bretagna, sancendo così l'ingresso dell'Italia nella Seconda Guerra Mondiale. A Rigoni Stern, alpino, toccherà combattere su tre fronti. Si comincia con quello francese nel giugno 1940, poi il fronte balcanico dall'autunno del 40 fino al giugno 1941. Giuseppe Mendicino, come si configurano questi due momenti nel suo percorso? Il fronte francese è strano perché avviene tutto una guerra rapida, 10-12 giorni nel mese di giugno, in un giugno stranamente particolarmente freddo, e lì avvengono i primi casi di congelamento nel nostro esercito. Il fatto che va bene un giugno particolare, però se ci si potesse congelare nel mese di giugno doveva far riflettere sulla dotazione degli scarponi, di tutto quello, le fasce, mollettiere che creavano solo problemi. Mi sembra strana questa guerra contro la Francia perché molti alpini, soprattutto quelli che provenivano dalla Val d'Aosta, dal Piemonte, parlavano in francese. E le valli si somigliavano di qua al di là delle Alpi e quindi in più era una guerra di aggressione aperta. La Francia era ormai in ginocchio, Roosevelt, il presidente americano, definirà questo attacco una pugnalata alla schiena perché i francesi erano ormai in ginocchio con i tedeschi quasi a Parigi. Quindi furono 10 giorni complessi e Mario Rigoni Stern li descrive soprattutto nel libro Quota Albania e anche nell'ultima partita a carte. E avrà sempre questa idea, poca convinzione sicuramente da parte sua ma anche di tutti gli altri alpini. Non si legge nessun impeto guerresco in queste truppe mandate, però c'è come un'accettazione storica, se lo hanno ordinato lo dobbiamo fare. Poi ancora peggio la guerra sul fronte greco-albanese. Tra l'altro quando arriva
Rigoni nel novembre, sempre del 40, è già una ritirata. Cioè, Rigoni combatterà sempre in suolo albanese, perché dopo il primo attacco, il 28 ottobre, in concomitanza con l'anniversario della marcia su Roma, diventa presto una ritirata, perché i greci conoscono meglio il territorio, usano benissimo i mortai. Poi l'autunno in Albania è molto piovoso, le mulattiere diventano dei fiumi, davvero un disastro. Proprio la campagna di Albania fu forse un disastro, Rigoni diceva peggio che successivamente in Russia. Quindi oltretutto è una guerra di montagna, ad alte cime, tra le nevi, che ricorda un po' gli schemi della Grande Guerra, cioè una guerra di trincea, non di movimento, questa in Albania, e anche questa andrà a costituire la seconda parte del suo bellissimo libro Quota Albania, che è il libro che io consiglio sempre di rileggere, anche perché era quello a lui più caro. Ecco. Lì in Albania Rigoni da ragazzo adolescente diventa ragazzo adulto, è la sua linea d'ombra. Il rientro in Italia dopo l'armistizio con la Grecia è solo una tregua prima della peggiore tempesta nel gennaio 1942, con il coinvolgimento del suo reparto nella campagna di Russia. Schierata nella regione del fiume Don, l'armata italiana insieme all'ungherese e alla romena avrebbe dovuto coprire il fianco sinistro dell'esercito tedesco che stava avanzando verso Stalingrado. I rapidi capovolgimenti al fronte cambiano però il corso della battaglia. Sì, Rigoni va una prima volta in Russia nel gennaio del 42 con il battaglione Cervino e con l'idea di addestrare i soldati ad avere a che fare con la neve e quindi a utilizzare gli sci. Però questo non funziona e quindi diventano immediatamente dei battaglioni operativi che affiancano il Cervino. Era forse uno dei reparti più d'élite del nostro esercito, davvero di grande competenza, anche se il numero era limitato. Poi la seconda volta che va in Russia si va invece con la Tridentina nel luglio del 42 e l'idea è di mandare gli alpini nel Caucaso, infatti di sfruttare le loro abilità e competenze nelle montagne del Caucaso, che sono fra l'altro zone ricche di depositi minerali, eccetera, di riserve importanti che potrebbero essere utili. Però lo sfondamento delle divisioni di fanteria sul Don impone ai comandi italiani di dire controordine, non andate più in Caucaso, andate a difendere la linea del Don. Vengono mandati lì e Rigoni deve affrontare subito una battaglia terribile che ricorderà poi nel libro Ritorno sul Don, la battaglia di Kotovsky, il 1 settembre del 42, dove viene sterminata quasi una metà del suo battaglione Vestone. Quella battaglia perderà più uomini il battaglione che in tutta la guerra e Rigoni verrà decorato con la medaglia d'argento per il suo comportamento coraggioso e molto generoso nel salvare un ferito caricando sulle spalle, restando indietro con i russi che ormai addosso, e si comportò davvero con coraggio, generosità e senso di responsabilità. Dopo l'accerchiamento delle forze tedesche a Stalingrado, la successiva offensiva sovietica travolge parte del corpo d'armata italiano, costringendolo a una precipitosa ritirata che culmina nella tragedia. Ascoltiamo ancora un passaggio da Il sergente nella neve. Sono allo scoperto sotto il fuoco dei russi e a ogni passo che faccio arriva un colpo. Adesso è nell'ora della nostra morte, dico tra di me, come un disco rotto. Adesso è nell'ora della nostra morte. Adesso è nell'ora della nostra morte. Sento qualcuno che geme e invoca aiuto. Mi avvicino. È un alpino che era il mio caposalo sul Don. È ferito alle gambe e al ventre da schegge d'anticarro. Lo circondo con le braccia sotto le ascelle e lo trascino. Il 15 gennaio l'offensiva sovietica a nord del Don travolge gli alpini che, male equipaggiati e a corto di rifornimenti, iniziano una tragica ritirata nella steppa, incalzati dalle divisioni sovietiche e costretti a patire enormi sofferenze. Sì, l'ordine arriva molto tardi perché i tedeschi vogliono usarli fino all'ultimo come quasi forza di resistenza. Quindi se fosse arrivato l'ordine di ritirarsi due giorni prima, anche un giorno prima, si sarebbero salvati tanti, ma tanti in più. Di tre divisioni, Cuneese, Iulia e Tridentina,
riuscirà a sfondare la sacca, cioè l'accerchiamento soltanto la Tridentina. E dopo 11 giorni di combattimento, fino all'ultima battaglia, quella di Nikolaevka, Rigoni parte dal Don e deve lui guidare il suo plotone di 70 uomini, perché il suo tenente si era sentito male e li guiderà lui, era poco più di un ragazzo, anche se i suoi commilitoni lo chiamavano Vescio per l'autorevolezza, la sua sapienza anche di soldato, di essere umano responsabile, di guidare gli altri con l'esempio, con l'autorevolezza più che con l'autorità. E quindi guida i suoi 70 uomini attraverso tutti questi combattimenti a temperature impossibili, anche 50 sotto zero, fino all'ultima battaglia. E lui dirà sempre: la cosa più bella che ho fatto in vita mia, la più importante, è stato salvare i 70 uomini del mio plotone, portarli per tutti i giorni della ritirata fino all'ultimo ostacolo e quindi consentirgli di salvarsi, di tornare in Italia. Quella è stata la cosa di cui sono più orgoglioso. Il momento culminante della mia vita non è quando ho vinto premi letterari e ho scritto libri, ma quando la notte del 15 al 16 gennaio sono partito da qui, sul Don, con 70 alpini e ho camminato verso Occidente per arrivare a casa. E sono riuscito a sganciarmi dal mio caposaldo senza perdere un uomo. Quello è stato il capolavoro della mia vita. Una tragedia immensa, come abbiamo appena sentito dalla testimonianza di Mario Rigoni Stern, che non impedisce momenti rari di solidarietà con il nemico. Ancora un passaggio da Il sergente nella neve. In quell'isba si era creata tra me, i soldati russi, e le donne, i bambini, un'armonia che non era un armistizio, era qualcosa di molto più del rispetto che gli animali della foresta hanno l'uno per l'altro. Una volta tanto le circostanze avevano portato degli uomini a saper restare uomini. Chissà dove saranno ora quei soldati, quelle donne, quei bambini. Io spero che la guerra li abbia risparmiati tutti. Finché saremo vivi ci ricorderemo, tutti quanti eravamo, come ci siamo comportati. I bambini specialmente. Se questo è successo una volta, potrà tornare a succedere. Potrà succedere, voglio dire, a innumerevoli altri uomini e diventare un costume, un modo di vivere. Nel marzo 1943 Mario Rigoni Stern rientra in patria con i pochi superstiti dell'Armir, l'armata italiana in Russia, esausto, ferito, ma vivo. Ma non è finita. L'armistizio con gli alleati coglie il suo reparto in servizio fra Vipiteno e il Brennero. L'esercito tedesco dilaga nel nord Italia. Dirà in seguito: quello che ci avevano insegnato nella nostra giovinezza era tutto sbagliato. Non bisognava credere, obbedire, combattere, e l'obbedienza non doveva essere cieca, pronta e assoluta. Avevamo imparato a dire di no sui campi della guerra. È molto più difficile dire no che sì. Rigoni si rifiuta di arruolarsi nelle truppe della Repubblica di Salò. Come mai il distacco dal fascismo avviene così tardi? Giuseppe Mendicino. No, avviene di fronte all'esperienza. Lui ha visto in Russia veramente la ferocia dell'alleato tedesco. Ha visto innanzitutto, ha capito che erano tutte guerre di aggressione contro dei popoli che non ci avevano fatto nulla. Quindi sia Francia, sia Grecia, sia Russia, tre guerre di aggressione. Fra l'altro vede l'umanità della popolazione russa che aiuta in molti casi questi italiani disperati che cercano di salvarsi, e poi vede invece la disumanità, l'orrore, la ferocia dell'alleato tedesco, e quindi davvero capiscono lui, ma anche tanti altri, compreso mio nonno che ha fatto la stessa esperienza, era sergente maggiore anche lui, che vedono l'assoluta inconsistenza del nostro esercito, le bugie, la retorica con cui erano stati mandati al massacro e al tempo stesso la ferocia dell'alleato tedesco. Quindi, pur non avendo studiato, non avendo degli strumenti critici, vedono e capiscono con i loro occhi, con quello che vedono, che provano, che sentono, dove sta il torto soprattutto, più che la ragione. Basta, non solo Rigoni, ma tanti altri giovani. Furono in 600.000 a dire di no, ed è incredibile quanto tutti questi ragazzi preferirono subire la fame, il freddo, le botte, l'umiliazione della prigionia nei lager tedeschi, piuttosto che tornare a essere alleati, complici, sudditi
della dittatura nazifascista. L'ultima sua esperienza in divisa sarà così quella della prigionia. Come la vivrà? Nell'ultimo lager di Rigoni, tra le alte montagne della Stiria, erano obbligati a lavorare in questa miniera a cielo aperto di ferro, con questi gradoni enormi e a temperature che di freddo raggiungevano tanti gradi sotto zero, e chi lavorava in alto moriva. E vivrà la prigionia con grande sofferenza. La parola che ricorre tra ex prigionieri, ho visto bene nelle lettere, è umiliazione. Ecco, la fame va bene, la promiscuità, il tenere per 20 mesi la stessa divisa, però la sofferenza più forte è l'umiliazione, perché lui, che era stato un ottimo soldato, aveva guidato uomini su 3 fronti di guerra, venire trattato lì da schiavo con disprezzo, con umiliazioni continue, era davvero una grande sofferenza. Il ritorno alla vita normale, come per molti reduci, è difficile e sofferto. Come avverrà? Ma lui ha la fortuna di tornare in un ambiente naturale, bello, può immergersi tra i boschi, solo andare a raccogliere la legna è qualcosa che comunque lo distrae rispetto alla pesantezza di quello che ha sulle spalle, all'orrore che ha visto con i suoi occhi. E quindi lui torna in altipiano, che pesa 45-50 kg, è ridotto davvero allo sfinimento, è abbattuto, esacerbato nell'animo, e la natura lo aiuta a recuperare. Ecco, è una fortuna, è una possibilità che non avrà il suo amico Primo Levi, che invece torna in una città cupa, un po' fredda, un po' caotica, e che anzi, quando anni dopo avrà la possibilità di andare a trovare il suo amico Mario in altipiano, ogni volta si sentirà rinascere e glielo dirà: vorrei venire più spesso qui, in mezzo a questi boschi, in mezzo a queste tue valli, perché a Torino mi sento soffocare. Contro i propri interessi, Rigoni decide di abbandonare la carriera militare. Troppo forte è stata la disillusione, troppa la sofferenza, vista e patita, troppi gli amici perduti in guerra. Preferisce adattarsi a fare l'impiegato al catasto. È una scelta difficile questa di abbandonare la vita militare, perché con l'esperienza che aveva alle spalle, con le abilità acquisite, 3 fronti di guerra, decorato sul campo, in poco tempo avrebbe avuto la possibilità di divenire ufficiale. E quindi il padre infatti lo rimprovera, dice: non capisce questa scelta, questa decisione che lo condanna a vivere in modo abbastanza misero, a immaginare di andare a emigrare all'estero, perché l'altipiano è molto povero in quegli anni, quindi andare a lavorare in Belgio, in Australia, in Canada, ma ci voleva anche dei mezzi per fare questa scelta. E quindi lui alla fine gli viene offerta questa possibilità di lavorare al catasto da impiegato all'ultimo grado della carriera di impiegato, però non se la sente di continuare. Ha visto troppi errori, troppi amici, compagni caduti in situazioni terribili, non se la sente più di fare. È orgoglioso di aver fatto l'alpino, di aver conosciuto tante persone valorose tra i suoi soldati, ma anche tra gli ufficiali, però basta, non ne vuole più sapere. Ma la vita ricomincia. Nel 1946 si sposa, avrà 3 figli e soprattutto scrive. Di leggere non aveva mai smesso. E Mai tardi di Nuto Revelli, diario di un alpino in Russia, uscito nel 1946 presso l'editore cuneese Panfilo, è per lui uno stimolo decisivo. Nuto Revelli, che aveva vissuto le sue stesse esperienze durante la ritirata, scrive Mai tardi, viene pubblicato subito da un piccolo editore, poi l'Einaudi molti anni dopo lo ripubblicherà in forma diversa, con tutti i nomi esatti di persone, battaglioni e battaglie, e diventerà quel bellissimo affresco della guerra dei poveri. Rigoni Stern dirà: tra i libri pubblicati sulla seconda guerra mondiale in Italia, La guerra dei poveri di Nuto Revelli è sicuramente uno dei 2 o 3 titoli da prendere, leggere e rileggere assolutamente. Avete mai assistito un'alba sulle montagne? Prima che il sole esca dall'orizzonte c'è un fremito. Non è l'aria che si è mossa, è un qualche cosa che fa fremere l'erba, che fa fremere le fronde se ci sono alberi intorno, l'aria stessa, ed è un brivido che percorre anche la tua pelle. E per conto mio è proprio il brivido della creazione che il sole ci porta ogni mattina.
La testimonianza di Mario Rigoni Stern, come la prima che abbiamo proposto, è tratta dal trailer del film Il sergente dell'altopiano di Federico Massa e Tommaso Brugin, una coproduzione svizzera di Willy Herman realizzata in collaborazione con la nostra RSI. Matteo Carassini ha letto alcuni passaggi dal romanzo Il sergente nella neve. Grazie al nostro ospite Giuseppe Mendicino e a Teo Zanetta in regia tecnica. Da Brigitte Schwarz, un cordiale saluto.